Allora, dedichiamo qualche istante alla postura, facciamo in modo che sia una posizione comoda, stabile e che ci possa sostenere con agio per tutta la durata della pratica. Meglio che possiamo, teniamo la colonna eretta. Le spalle morbide, la bocca leggermente aperta per evitare di serrare la mascella, i piedi ben piantati per terra e le mani sulle cosce, oppure il palmo della mano sinistra contiene il dorso della mano destra. E i pollici si toccano. E poi portiamo l'attenzione alle sensazioni che ci arrivano dal contatto del nostro corpo con la sedia, il cuscino, il pavimento e andiamo a sentire le sensazioni e il loro divenire, il loro trasformarsi. Poi diventiamo consapevoli che stiamo respirando sentiamo l'aria che entra, l'addome che si espande, l'aria che esce e l'addome che si contrae. E lasciamo che la meditazione sia esattamente com'è, senza modificarla. Semplicemente respiriamo e sappiamo che stiamo respirando. Lasciamo sullo sfondo la respirazione e portiamo l'attenzione alle sensazioni del corpo. In questo caso lasciamo che l'attenzione sia fluttuante e
quando in un punto del corpo una sensazione si amplifica, portiamo lì la nostra attenzione e andiamo a sentire, a percepire tutta l'evoluzione della sensazione e le facciamo senza avversione, senza attaccamento. E dando all'attenzione una qualità di accettazione per quello che stiamo sentendo, di curiosità, di apertura e anche di amorevolezza, perché anche questa sensazione siamo sempre noi. Le sensazioni così come sono, senza cercare di modificarle. Le sentiamo e poi le lasciamo andare. E poi lasciamo sullo sfondo anche le sensazioni del corpo e portiamo l'attenzione ai suoni e ai rumori. Suoni che arrivano dall'interno del nostro corpo, dalla stanza, dall'appartamento in cui siamo, dal palazzo, dalla strada. E che vengono gentilmente trasportati dall'aria come pure vibrazioni. E quando queste vibrazioni arrivano alle nostre orecchie, noi le sentiamo così come sono, senza metterci un'etichetta, senza riconoscere che tipo di suono è.
Semplicemente lo sentiamo e poi lo lasciamo andare. E poi lasciamo andare anche i suoni e i rumori e portiamo l'attenzione ai pensieri. Per facilitare l'attenzione ai pensieri possiamo immaginarli proiettati su uno schermo cinematografico, come fossero i titoli di coda di un film. Pensiero lo osserviamo così com'è, senza pensarlo, e poi lo lasciamo andare. E quando sentiamo che un pensiero ha una carica emotiva, portiamo l'attenzione al corpo e andiamo a sentire se si è attivata un'emozione. E in quel caso ci mettiamo in una distanza giusta, facciamo spazio all'emozione. In modo da sentirla senza essere travolti dall'emozione stessa. La sentiamo così com'è, dandogli sempre un senso di accettazione, e poi lasciamo che sia com'è.
Quindi senza cercare di modificarla, di attaccarci all'emozione, di respingerla, la sentiamo così com'è e poi la lasciamo andare. Senza cercare di modificarla. E poi torniamo nuovamente ad osservare i pensieri. Adesso lasciamo sullo sfondo anche i pensieri e le emozioni e entriamo in uno spazio di presenza aperto. E ogni volta che un oggetto mentale attraversa questo spazio di presenza aperto, semplicemente lo osserviamo. Senza avversione, senza attaccamento, e poi lo lasciamo andare.
immaginiamo che nel nostro cuore ci sia una piccola sfera di luce, di amore compassionevole. Immaginiamo che questo amore compassionevole, in una forma di luce dal nostro cuore, si diffonda per tutto il nostro corpo. Diventa immerso in questa luce compassionevole. Sentiamo proprio la vibrazione dell'amore compassionevole. E mentre siamo completamente immersi in questa luce di amore compassionevole, lasciamo che nella nostra mente possa sorgere naturalmente, spontaneamente, un'immagine, l'immagine di un'esperienza dell'infanzia, in cui noi per la prima volta abbiamo rinunciato ai nostri bisogni. Lasciamo che questa esperienza emerga naturalmente alla nostra mente. E poi immaginiamo di volare indietro nel tempo esattamente a quell'esperienza che ci è arrivata nella nostra mente e osserviamo questa esperienza dall'alto. Modo tale da poter osservare senza essere coinvolti dall'emotività che inevitabilmente c'è in questa esperienza. E poi chi lo desidera può eseguire il Tong Leng, che è una tecnica in cui immaginiamo di inspirare la sofferenza, di portarla al cuore, di trasmutarla in amore compassionevole da rimandare poi al noi stessi bambino, in modo tale o bambina, in modo tale da investire la nostra parte infantile di questo amore compassionevole. E quindi chi se la sente può continuare il Tong Leng, quindi inspirare il dolore da quella situazione, portarlo al cuore, trasformarlo in amore compassionevole e attraverso l'espirazione rimandare alla nostra parte infantile l'amore compassionevole. Proseguiamo per qualche istante con il Tong Leng.
E poi immaginiamo di atterrare proprio in quell'esperienza e lo facciamo però da adulti, con tutte le capacità, le abilità, le conoscenze, le risorse che abbiamo da adulti e andiamo ad incontrare il nostro bambino, la nostra bambina interiore. E lasciamo che la nostra parte infantile possa esprimersi. Dialoghiamo con la nostra parte infantile. Rassicuriamola, proteggiamola, togliamola per un istante da quella situazione. Spieghiamo alla parte infantile che arriviamo dal futuro e che siamo qui proprio per prenderci cura, perché sappiamo come sono andate le cose. Accogliamo in modo amorevole il nostro bambino interiore. Siamo qui per proteggerlo, per aiutarlo. Quando
nostra parte infantile è sufficientemente rassicurata di portarlo nell'esperienza con l'intenzione di consentire alla nostra parte infantile di esprimere il proprio bisogno che ha proprio in quel momento, bisogno di essere visto, protetto, amato, considerato. E facciamo in modo che il bambino possa esprimere questo bisogno all'adulto che in quel momento è lì all'interno di questa esperienza, che può essere il papà, la mamma, un insegnante, un adulto. Il tipo, se è il papà, ho bisogno che in questo momento tu possa, ad esempio, proteggermi, rassicurarmi, oppure ho bisogno di essere visto, sostenuto, ho bisogno di essere considerato. E lasciamo che il bambino possa trovare le parole per esprimere il proprio bisogno. E noi lo aiutiamo, lo incoraggiamo e nel caso ci frapponiamo tra il bambino e l'adulto, se ci sono eccessivi segni di difficoltà, di rabbia da parte dell'adulto, di tensione, eccetera. Utilizziamo tutte le nostre capacità, le nostre abilità per sostenere la nostra parte infantile e per consentirle di esprimersi. E magari possiamo anche interloquire con l'adulto se non capisce fino in fondo l'importanza di quello che sta facendo il bambino. Possiamo anche, come dire, spiegarlo. Quindi prendiamoci qualche istante per fare questo lavoro di espressione.
Adesso facciamo in modo che il nostro bambino, la nostra parte infantile, si sia allenato sufficientemente ad esprimere i vari bisogni nelle diverse circostanze. E quindi facciamo in modo di seguirlo sulla linea del tempo per attraversare da quel momento in poi tutte le esperienze successive della propria vita, e noi lo affianchiamo, lo seguiamo in modo tale da trasformare tutto ciò che è possibile trasformare, esprimendo in tutte le diverse circostanze i propri bisogni nel modo adeguato. Immaginiamo che il nostro inconscio possa lavorare alla velocità della luce, e noi seguirlo per fare in modo che possa in tutte le circostanze poter esprimersi nel modo adeguato. Percorriamo tutta la linea del tempo da quel momento fino ad oggi, anche più e più volte, in modo tale da consolidare in modo adeguato questa capacità di sentire e di esprimere anche in modo adeguato i propri bisogno. Tutto questo lavoro sarà completato in tutti i dettagli e nei minimi particolari. Ci troviamo di fronte a un noi stessi, adulto, della stessa età anagrafica, e a quel punto lentamente lo integriamo dentro di noi, in modo con un bel respiro profondo, in modo tale da utilizzare tutte queste risorse che via via si sono andate definendo e strutturando nella capacità di esprimere i propri bisogni,
e lo integriamo in modo tale da poter acquisire da subito tutte queste capacità, risorse per esprimere nelle diverse circostanze i nostri bisogni. Adesso ci apprestiamo a concludere questa pratica e gli dedichiamo i buoni frutti di questa pratica a tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di una buona energia. E adesso lentamente, con tutto il tempo che ci serve, possiamo ritornare nella nostra stanza di meditazione e quando siamo pronti possiamo riaprire gli occhi e tornare qui.